loro ben sanno che il CISO nazionale, che è stato fondato nel 1956 a Reggio Emilia, è stato per molti anni uno spazio di incontro stimolante, variegato, per gli studi e per la conservazione della memoria sanitaria e assistenziale. È stato uno spazio di incontro, dicevo, variegato, sia tra culture etico-politiche, una era quella della sinistra democristiana, da cui proveniva l'infaticabile motore del CISO per decenni, Corrado Corghi, che è mancato un anno e mezzo fa a 97 anni, e l'altro spazio era quella della cultura comunista, di cui basti ricordarne uno solo, Giovanni Berlinguer, se ne potrebbero indicare molti altri. Due figure molto dissimili ma estremamente collaborative, sempre presenti, eccetera. Però il CISO fu anche un fecondo spazio di incontri tra competenze e formazioni diverse, di storici, nell'accezione più ampia, non solo gli storici della sanità, storici dell'arte, eccetera, di medici, di architetti, di conservatori della memoria, lo indico in modo onnicomprensivo, e anche di altri. Anche la sezione piemontese portò e continua a portare il proprio importante contributo. Iniziò la propria attività nel 1981 e mi onoro di essere stato tra i fondatori. Però il vero motore fu Tommaso Cravero, che è presente anche oggi, che continua infaticabile a seguire l'attività del CISO, a cui ti pregherei di tributare un applauso di gratitudine. Ecco, lui non lo sa. Tu eri sindaco di Settimo, allora. Noi altri, insieme a lui, eravamo, come dire, ufficiali di complemento, ecco, lui era il generale, ecco. Era però quella dei primi anni Ottanta, quando è stato fondato il CISO Piemonte, una stagione in parte ormai diversa da quella delle origini, nella quale stagione le culture politiche di provenienza erano assai più sfocate, erano molto più forti, quelle dell'indagine scientifica, quella della conservazione della memoria, ed era anche una stagione in cui alcuni giovani storici, ahimè di allora, me compreso, si erano aperte alle ricerche di storia sanitaria e assistenziale e ai soliti problemi ricorrenti anche oggi, ci siamo tornati, continueremo a tornarci su, ai connessi problemi delle fonti e dei metodi, perché è una delle cose più complicate accanto alla conservazione delle fonti stesse. A loro volta, allora, gli storici erano pungolati dai medici, dagli psichiatri soprattutto, che erano tassativi, cogenti, ponevano sempre più domande e sollecitazioni, stimolanti per carità, ma ci stavano addosso con, ricordo, le grandi figure, Terzian e gli altri, che avevano pure domicilio nel CISO, Basaglia non direttamente, però non dimentichiamo che quella stagione era la stagione in cui si mettevano in discussione anche tanti paradigmi della psichiatria, eccetera. E molti psichiatri, tra cui compianto Luigi Tavolacini, erano lì a farci domande, a sollecitarci anche sul versante dei problemi sociosanitari di attualità. Il CISO Piemonte si impegnò subito sulle fonti e metodi, ma anche nella conoscenza, avendo in mente un problema che è stato ricordato più volte, anche stamattina, il salvataggio delle memorie, in questo caso delle migliaia e migliaia di IPAB esistite tra l'Unità d'Italia e il loro scioglimento in seguito alla legge del 1977, riuscendo, grazie all'intervento decisivo di un grande assessore della sanità della Regione Piemonte, Sante Baiardi, riuscendo a
come dire, a censire la presenza e le peculiarità nei 1209 comuni del Piemonte, nei ben 15 volumi del Catasto della Beneficenza, i quali nacquero, lo sa poi il sindaco d'Ottavio che è venuto dopo, nacquero nella Certosa di Collegno, perché disponeva di grandi spazi disponibili su cui si riuscivano a elaborare le tavole, eccetera. Addirittura allora le nostre ambizioni di fare, collegarci con altre attività italiane analoghe, ci portarono a dare vita a un bollettino del CISO Piemonte, di cui però uscì solo nel dicembre 1983 il numero zero, questa è la rarità bibliografica, ecco, il numero zero. È un pezzo unico. Sì, non diciamolo troppo, siamo in presenza. Queste me le vincolano. Il numero zero, perché? Sia perché mancavano le risorse, si cercava disperatamente la quota associativa di USL, ospedali, centri culturali e enti interessati che potevano associarsi con un contributo annuale di 250.000 lire. Ne arrivarono poche associazioni, ma soprattutto l'anno dopo iniziò le pubblicazioni, che durarono fino al 1992, la rivista del CISO nazionale, Sanità, Scienza e Storia, a cui tutti poi collaborarono, eccetera. La fiammella del CISO Piemonte negli anni 90 del Novecento si affievolì, ci sono sempre nelle istituzioni alti e basse, eccetera, però non si spense, riprese dal 2000 in poi, anche dopo il cambiamento di statuto, che è del 98-99, qualcosa del genere, e riprese con rinnovato vigore, intensificandosi sempre più con convegni e pubblicazioni, grazie anche al coinvolgimento e all'apporto di forze più giovani, motivate, preparate, cioè quelli che noi chiamavamo stamattina i nostri nipotini, ecco, a cominciare dall'attuale presidente, ecco, che proprio tanto nipotino forse non è, ecco. Abbiamo adottato. E quindi eccoci qui oggi a aggiungere un nuovo tassello a un quadro che è meritoriamente in crescita. Dette queste poche parole, che soprattutto volevano ricordare due figure, il CISO nazionale Corrado Corghi, tanti altri, ma simbolicamente Corrado Corghi e ben vivente Vispo Arzillo, il CISO Piemonte, Tommaso Cravero, io riprenderei con la nostra sessione dando la parola alle dottoresse Daniela Caffarato, Elena Di Maio e Federica Tammarazio, sovrintendenza archivistica del Piemonte, perché illustrino, vediamo il titolo giusto, l'ultimo, illustrino la loro relazione, Giovanni Battista Caffarato, un medico piemontese nella Grande Guerra. Prego. Stai lì. Venga, si metta qui. Ecco, buon pomeriggio, sono di nuovo qua. Per introdurre un altro lavoro che abbiamo fatto in soprintendenza archivistica e bibliografica qualche anno fa, risale al 2015, quando il Ministero per i Beni Culturali attuò un progetto nazionale che si chiamava, intitolato 500 giovani per la cultura, che prevedeva l'assunzione per un, scusate, mi siedo così, sentimi. Per un periodo determinato, circa un anno di lavoro, dei giovani appunto da impiegare in attività volte alla valorizzazione e digitalizzazione di fonti varie all'interno del MIBAC. Nel nostro ufficio sono arrivate due risorse umane molto importanti che sono qui a mio lato. Il tema che ci era stato assegnato nell'ambito di questo progetto nazionale era la Grande Guerra, quindi si doveva lavorare su fonti relative all'argomento Prima Guerra Mondiale. Abbiamo cominciato a lavorare
su fonti documentarie disponibili in ufficio, che erano gli inventari degli archivi dei comuni, per fare una schedatura dei documenti presenti negli archivi comunali piemontesi relativi alla Grande Guerra, quindi su fonti di enti di tipo, diciamo, istituzionale. E successivamente abbiamo pensato di allargare l'ambito di lavoro anche a fonti non provenienti, non appartenenti a istituzioni. E superando tutta una serie di paletti burocratici che ostacolavano molto l'attività, in modo abbastanza casuale e fortunoso ho potuto mettere a disposizione delle archiviste le carte di famiglia, perché combinazione io conservo quanto i miei avi avevano trattenuto in e raccolto anche da altri rami familiari, infatti poi vi verrà spiegato meglio, che riguardano il periodo in cui mio nonno, che era ufficiale medico, era stato mandato al fronte in Cadore. E questo piccolo fondo archivistico, costituito dal suo diario che ha tenuto per un certo periodo, da tutto il carteggio intercorso con la famiglia, da fotografie dietro le quali lui scriveva, commentava, faceva delle didascalie, quindi sappiamo esattamente il luogo e la cronologia di queste foto. E tutto questo materiale archivistico è stato oggetto di studio, quindi le due archiviste hanno lavorato anche per ricostruire alberi genealogici, fatto ricerche bibliografiche, insomma un bel lavoro completo. Tutto ciò è stato digitalizzato, il materiale archivistico è stato digitalizzato e inserito su una piattaforma che l'Istituto Centrale del Catalogo Unico del Ministero dei Beni Culturali mette a disposizione di tutte le istituzioni, che si chiama Movio, pensato per fare delle mostre virtuali, no? È una piattaforma elaborata dalla Fondazione Telecom, e che voi potrete vedere, visitare. Su questa piattaforma Movio sono presenti diverse mostre di vario genere, e vi invito proprio ad andare a curiosare, perché ci sono altre mostre interessanti per la storia della sanità, in particolare in mente una che si chiama Medicamenta, dove sono stati digitalizzati dei volumi antichi della biblioteca di farmacia dell'Università di Padova. E quindi, insomma, è uno strumento molto utile. Non mi dilungo, passo la parola a Federica Tamarazzo e poi a Elena Di Maio, che vi illustrano il sito. Grazie. Grazie a tutti. Cercheremo di restare nei tempi, premessa. Allora, io sono Federica Tamarazzi, ho avuto la possibilità, come vi diceva Daniela Caffaratto, di collaborare a questo progetto. La complessità, insomma, che Daniela illustrava, non è stata soltanto burocratica, ma anche fisica. E comincerei ad aprire una piccola premessa su questo, facendovi vedere la home page del sito web. Il sito è una restituzione esterna, quindi un front-end di questo strumento che si chiama Movio. Movio è stato pensato, appunto, non è un open source, ma è stato pensato per essere gratuito per tutti gli enti, le istituzioni che fanno richiesta o del codice sorgente o semplicemente dell'accesso a questa piattaforma. Esteriormente l'oggetto Movio, diciamo così, è un pochino vetusto, nel senso si vede che ha qualche annetto. Interiormente è giovane dentro. È una, diciamo, una versione simil WordPress, simil Joomla, quindi assomiglia molto all'interno alla gestione di un moderno blog, se vogliamo.
quindi è amichevole da un certo punto di vista. Da altri no, e lo dico subito, il problema più grande di cui è stata più di me vittima Elena riguarda la dimensione degli oggetti digitali che possono essere inseriti all'interno di Movio. Come poi vi faremo vedere, noi abbiamo lavorato moltissimo appunto con le cartoline, la digitalizzazione del fronte e del retro delle cartoline, delle fotografie, del diario e anche del bollettino dell'Ordine dei Medici della provincia di Torino, di cui appunto poi Elena vi racconterà contenuti, modalità, criticità e quant'altro. Il problema qual è? È che gli oggetti digitali possono avere una dimensione massima di 2 mega. Piccoli, 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 piccoli. Questo è un problema che inizialmente non avevamo compreso come risolvere, perché la digitalizzazione di un documento a più pagine come un PDF non era fattibile al di sotto dei 2 mega, si perdeva la leggibilità, e questo vale anche per il diario, così come per il retro della maggior parte delle cartoline, che diventavano, poiché scritte a mano e con una calligrafia anche minuta per scrivere fittamente quantità di informazioni, pressoché illeggibili. Abbiamo provato a ingrandire il più possibile le cartoline e le fotografie, e invece abbiamo esternalizzato e caricato all'esterno appunto i bollettini, ma di questo vi parlerà Elena. Io vi faccio vedere un pochino il sito e vi racconto che cosa abbiamo scoperto e su cosa abbiamo lavorato. Allora, come vedete da questo lato c'è un albero che racconta quali sono state le tematiche che abbiamo affrontato all'interno di questo lavoro. Quindi un'introduzione storica che racconta la storia di questo giovane medico piemontese nella Grande Guerra, la sua formazione, i documenti da un archivio di famiglia. Perché appunto, come vi diceva Daniela Caffaratto, si tratta di un insieme composito di documenti familiari, perché non è un solo archivio, ma un'aggregazione di archivi di rami diversi della famiglia, che sono poi confluiti per tema, e il tema in questo caso è Giovanni Battista Caffaratto, a costruire una ricostruzione, appunto, perdonatemi la ripetizione, storica di questo preciso momento, quindi il medico piemontese nella Grande Guerra. Da qui abbiamo lavorato sulla biografia, sulla ricostruzione della rete familiare e quindi anche di tutti i legami e i rapporti, perché Giovanni Battista scriveva molto, e non scriveva solamente direttamente alla moglie e di conseguenza ai figli piccoli, ma riceveva una fitta corrispondenza anche da cugini, dai suoceri, che chiamava genitori, esatto, e noi inizialmente siamo rimaste un po' spiazzate, perché questa mamma in realtà non era sua mamma, insomma ci abbiamo messo poi, fortunatamente avendo un erede a disposizione, abbiamo capito abbastanza in fretta i legami, ma appunto i nodi di parentela erano moltissimi. Abbiamo cominciato con un documento che in realtà non è un documento di famiglia, ma è un documento dell'archivio di Stato, ed è il foglio matricolare, il ruolo matricolare di Giovanni Battista, che appunto termina l'università e dopo l'università compie una formazione specialistica appunto in medicina. Il fondo fotografico è il primo nucleo, come vi diceva Daniela Caffaratto, diciamo, la tipologia è divisibile in 3, il carteggio, il fondo fotografico è un fondo bibliografico, che è appunto quello dei bollettini. Il fondo fotografico conserva appunto questi 60 scatti fotografici in bianco e nero. 56 sono esattamente derivanti dal periodo della Grande Guerra, 4 sono successivi, no, non è vero, 2 sono successivi, 2 sono precedenti, e gli scatti, tranne questi 4 appunto successivi e precedenti, sono stati fatti direttamente da Giovanni Battista Caffaratto con uno strumento portatile. E proprio la Grande Guerra, e questo apro veramente una micro parentesi storico-fotografica, a far diffondere le macchine fotografiche portatili e ad abbassarne effettivamente poi il costo. Prima erano appannaggio dell'alta borghesia solamente. Ci tenevo a
raccontarvi che è stato un lavoro di studio molto approfondito. Abbiamo lavorato molto sulla bibliografia esistente, coincidendo la nostra ricerca, ovviamente come missione, come mandato, con il periodo del centenario della Grande Guerra, e questo volume, questo saggio, La Grande Guerra fotografata, ci ha permesso di ragionare in maniera puntuale sulle scelte tematiche e stilistiche di Giovanni Battista, che effettivamente, così come scrive Mannucci, si dedicava allo scatto di immagini dei momenti di tregua, quindi il riposo, lo svago, il divertimento, gli scherzi, la vita al fronte non così come ce la racconta la storiografia successiva, né tantomeno la cinematografia più contemporanea. Gli scatti fotografici sono scatti tendenti a rincuorare la famiglia, a raccontare i momenti belli. È una cosa che racconta poi anche Primo Levi. A un certo punto si dice: la memoria tende poi a offuscare il brutto e a valorizzare il bello. Esattamente, in questo caso non è la memoria ad agire, ma probabilmente un intento, appunto, di poter trasmettere un'immagine rasserenante anche magari alla famiglia che poteva ricevere questi scatti. E questo è un esempio di questi scatti fotografici. Abbiamo diviso il lavoro appunto in serie. Questa è la serie delle fotografie, le abbiamo numerate in un ordine molto ragionato, che abbiamo ritenuto essere valido, cioè quello cronologico. Abbiamo digitalizzato il fronte e il retro. Sul fronte abbiamo sempre indicato un titolo che, se non è stato attribuito da Giovanni, è stato attribuito da noi. Questi infatti sono quattro soldati nella piazza di Agordo che scherzano con un asino e una capra. Siamo intorno al 1915, sappiamo che siamo dopo il 15 di agosto, ma prima della fine di settembre. È una gelatina su carta, sono di piccole dimensioni, quindi un 60x90 mm, 6x9. Le fotografie non sono tutte, diciamo, scherzose e divertenti. Questa è una barriera di cavalli di Frisia. Come vi dicevo prima, Giovanni Battista Caffaratto non è un fotografo professionista, scatta per se stesso, scatta anche per documentare, e questo è un documento storico a tutti gli effetti. Ci racconta, insomma, le modalità di produzione delle trincee appunto nell'Alto Cadore. Sul retro Giovanni scrive: reticolato fatto con cavalli di Frisia, manoscritto a inchiostro nero. Quasi tutte le fotografie hanno questo manoscritto, questi manoscritti a inchiostro nero, alcune rarissime a matita. Questo è ancora Giovanni, che è lui. Ah, sì, giusto, bugia, è lui. Con altri soldati nell'accampamento e... sul retro di questa fotografia c'è scritto: andò in guerra e mise l'elmo. Insomma, quasi una cosa poetica. Questo è l'accampamento in cui erano situati nel marzo-aprile 16. Si spostavano abbastanza, in un arco spaziale non molto grande, ma si spostavano abbastanza. Poi loro erano afferenti all'ospedale da campo di Agordo. Quindi il loro punto, diciamo, di riferimento in quello stretto periodo di tempo era quello. Questa è probabilmente interessa di più alla platea legata alla storia della sanità. Ufficiali medici con barella. Sono delle esercitazioni queste. Questo è lo scatto di un'esercitazione. Queste sono le linee guida del governo italiano per il reparto fotografico del Regio Esercito. Siccome Giovanni Battista non era un professionista, ma c'erano i professionisti della fotografia al fronte, il mandato che venne appunto dato a questi professionisti era questo: non si devono vedere i morti italiani o i corpi dilaniati, deve risultare chiara la capacità offensiva, l'organizzazione perfetta del nostro esercito, e anche la bellezza dell'Italica terra deve essere sempre sottolineata con inquadrature di vallate e stupende catene montuose. Anche Giovanni Battista è affascinato dal panorama, e infatti buona parte degli scatti vengono da noi selezionati e inquadrati nell'ambito della descrizione del territorio: strade, aree rurali, aree urbane, anche monumenti e ovviamente il panorama delle Dolomiti. Questo è un esempio, la Certosa di Vedana col Monaco, eccolo qui. E questa è la veduta di un paese di montagna.
che sarebbe Pieve di Livinallongo, e poi qui sul retro c'è scritto appunto rovine con la meravigliosa strada delle Dolomiti, a distanza si vede l'ospedale. Anche in questo caso gelatina su carta, dimensioni sempre ridotte, 5 cm e mezzo per 8,2. Lasciamoci alle spalle le fotografie, che appunto vi ricordo sono una sessantina e sono tutte digitalizzate e visibili online, perché vi voglio raccontare ancora qualcosa sulle cartoline, da noi descritte come manifesti in piccolo, perché sono appunto forieri di messaggi non soltanto per le famiglie o dalle famiglie, ma anche per fare la propaganda. Buona parte delle cartoline digitalizzate infatti fanno parte di serie di pubblicazioni dedicate a una propaganda ovviamente probellica o contro il nemico. Altre invece, soprattutto una serie realizzata dal pittore Saccaggi e altre dal fotoscultore Mastroianni, descrivono la pietà degli uomini, la famiglia che attende a casa speranzosa di veder tornare il soldato e le capacità, insomma, dell'esercito di affrontare le difficoltà. Una in particolare, eccola qui, abbiamo voluto segnalarla qui oggi perché è una cartolina che ritrae Torino. È una cartolina che Giovanni Battista Caffaratto riceve dai cugini Bianca e Angelo Enrie, ed è una cartolina realizzata da Angelo Enrie, che era pittore e in quel momento era anche disegnatore per l'esercito qui a Torino. Questa è la sua firma, infatti. E lui è parente, è fratello dell'Henriet, fotografo della Sindone, tanto per dare insomma una collocazione spaziale e temporale. È affascinante perché appunto è una cartolina che in sé non ha, almeno esteriormente, nulla di bellico, poi per quanto l'autore invece fosse direttamente collegato. Arriviamo così al diario. Ci ho tenuto a mettere la descrizione perché è molto importante per dare un'idea di dimensioni. È un quaderno a quadretti che misura 11x6, è grande così, chiuso, è piccolissimo. È un quaderno tascabile da potersi portare ovunque, da non perdere, in modo da poter scrivere ovunque. Giovanni Battista Caffaratto, evidentemente per evitare di perderlo, ci scrive sopra nome e cognome, in modo che se l'avesse perso, insomma, sarebbe stato possibile ritrovare il suo proprietario, e gli dà anche un titolo, Diario di guerra 1915. Le notazioni coprono un arco cronologico relativamente breve, dalla fine del mese di luglio al 9 di settembre 15. Noi non sappiamo se sia stato, cioè se abbia scritto qualcos'altro e non sia stato conservato, non c'è notizia. I dati sono relativi a questo mese e mezzo di guerra. Sono dati curiosi, sono dati interessanti perché raccontano la storia di un soldato, prima di tutto di un dottore che arriva al fronte e non sa bene che cosa aspettarsi. E inizialmente racconta in questo diario abbastanza a ruota libera e senza il filtro della censura che invece vincolava la corrispondenza, quello che vede, quello che fa. Mi sto annoiando, cammino tanto, le scarpe mi fanno male, mi è venuto il mal di pancia, è morto uno degli asini della nostra compagnia. E poi, tra i vari racconti, 18 agosto racconta questo. Ho deciso di metterlo perché si ricollega molto fortemente con la seconda parte della nostra ricerca, e cioè Giovanni Battista Caffaratto è presente o comunque viene a sapere della morte di un suo compagno medico, il dottor Camusso di Torino, e racconta sul suo diario la fine di questo medico. Appunto lui dice, racconta che stava curando un ufficiale, viene colpito da una scheggia di pietra che lo colpisce al torace, rompendogli la giacca. Ma questo dottore, che è molto coraggioso e molto forte, resta al suo posto. Poi viene colpito di nuovo, solo che viene colpito al ginocchio, quindi lui stramazza a terra col ginocchio gravemente ferito, viene portato via, gli viene amputata la gamba, ma lui non sopravvive.
a questa operazione, diciamo, realizzata in emergenza. E Giovanni Battista scrive alla fine del racconto della morte di questo medico: così si comportano e sanno morire i medici italiani. Quindi in quel momento della sua vita, la sua visione era una visione intrisa di patriottismo e anche di fervore da un certo punto di vista. E la storia di Adolfo Camusso, così come ce la racconta Caffaratto, viene pubblicata sul bollettino dell'Ordine dei Medici della provincia di Torino esattamente qualche mese dopo. E Camusso è lui. E a questo proposito lascio la parola a Elena Di Maio. Grazie Federica, grazie a tutti voi. Sì, io vi parlo brevemente, promesso, dei bollettini dell'Ordine dei Medici della provincia di Torino che fanno parte appunto di questo fondo e che abbiamo digitalizzato e messo a disposizione sul sito. Quindi vedete qua nella pagina dedicata ai bollettini, download dei bollettini, cliccando lì sopra vi si apre la pagina da cui potete scaricarli tutti. Si trattava di un periodico a cadenza quindicinale. Noi abbiamo conservato il periodo dal 1912 al 1919, quindi proprio a cavallo della prima guerra. Questo periodico non si trova nelle biblioteche piemontesi, almeno secondo la nostra ricerca, nell'OPAC piemontese non esiste, quindi a maggior ragione averlo a disposizione online è una risorsa preziosa. Questo bollettino è un po' io lo vedo un po' come una finestra aperta sulla vita dell'Ordine dei Medici in questo periodo, perché ci permette proprio di osservare la vita professionale dei medici in un momento così critico, ovviamente così difficile come quello della Prima Guerra Mondiale. Soprattutto attraverso i verbali delle riunioni possiamo vedere quali sono i temi che più interessano, che sono più prestanti per la comunità scientifica in quel momento, ad esempio la linea da tenere con gli interlocutori istituzionali, i ministeri, l'Agenzia delle Entrate per problemi di tasse, di parcelle, eccetera. C'è anche una parte quantitativamente più ridotta di contenuti scientifici, cioè il bollettino non è una rivista di aggiornamento professionale, però venivano pubblicati anche dei saggi, degli articoli appunto di natura scientifica. Ho selezionato solo alcuni dei molti temi che emergono, che ritengo più interessanti, sono solo tre, quindi non vi preoccupate. Il primo è quello della medicina in tempo di guerra. La medicina di guerra si legge attraverso i bollettini sempre sotto un aspetto molto pratico, gestionale: cosa facciamo noi medici, come ci comportiamo in questo momento. Vengono affrontati problemi sia in ambito civile che militare, come ad esempio il problema degli ospedali civili che restano sguarniti di medici, o anche il territorio che resta sguarnito di medici condotti perché sono ovviamente dislocati nei punti caldi o negli ospedali militari. A questo proposito, invece, per quanto riguarda la parte più strettamente scientifica, viene pubblicato ad esempio un bellissimo articolo sui invalidi, sul problema degli invalidi di guerra, che viene tradotto da una rivista francese che affronta appunto questo tema molto sentito e molto pressante degli invalidi e dei mutilati che devono essere reinseriti nella vita sociale, civile. Quindi viene affrontato il problema sia dal punto di vista ortopedico per quanto riguarda le protesi, gli ausili, sia il reinserimento nel mondo del lavoro, i problemi psicologici, eccetera. Un altro tema che penso sia molto interessante per tutti noi che siamo qua riuniti oggi, che abbiamo un po' la passione della memoria, per non dire l'ossessione della memoria, è il tema della costruzione della memoria dei medici e dei sanitari caduti nel suo farsi, nel senso che noi la vediamo attraverso i bollettini proprio da vicino, diciamo in contemporanea, appunto direttamente, in diretta. Cioè cogliamo proprio il progressivo organizzarsi dell'Ordine dei Medici nel rendere onore, nel rendere memoria dei colleghi caduti.
si nota proprio un iniziale spaesamento dell'ordine dei medici rispetto al tema dei colleghi caduti o feriti, quindi si leggono dei necrologi molto brevi, molto incerti, in cui appunto i dati sono ancora un po' nebulosi, come quello che ci ha fatto vedere prima Federica. Ci sono appelli per ottenere notizie sui medici al fronte, ci si chiede come onorare i colleghi e via via si nota invece un progressivo organizzarsi dell'ordine nella costruzione della memoria. Quindi ad esempio si mettono in atto azioni coordinate, si pubblica una statistica dei medici morti, feriti, caduti eccetera, si istituisce una borsa di studio per i figli dei sanitari caduti, c'è la proposta di pubblicare una raccolta di ritratti e di necrologi da inviare ai medici, alle biblioteche e ai musei. Quindi si riconosce nel museo un luogo di conservazione della memoria prima dell'archivio, forse anche perché il museo ha anche questo aspetto di pubblicità, insomma, di restituzione al pubblico della memoria. L'ultimo tema che ritengo molto interessante per noi oggi è che emerge ai bollettini, è la posizione che i medici assumono di fronte alla guerra, cioè la posizione proprio politica e sociale. Il bollettino del maggio 1915, che vedete qui, ecco, niente, pubblica l'annuncio dell'entrata in guerra dell'Italia, con questo scritto intitolato La guerra. E inizialmente l'Ordine dei Medici tiene una posizione neutrale rispetto alle ragioni della guerra, cioè si legge proprio non possiamo esprimere giudizi, quindi non possiamo né dobbiamo esprimere giudizi sull'entrata in guerra dell'Italia, perché la professione medica deve rimanere neutrale rispetto all'evento bellico. Però molto presto invece l'Ordine decide di schierarsi apertamente a favore della causa bellica e ospita il nascente comitato di propaganda, okay. Comitato sanitario piemontese di propaganda, che in un certo momento quasi si sovrappone all'Ordine dei Medici. Che cos'era questo comitato sanitario piemontese di propaganda? Nasce su esempio, sulla falsa riga di quello che già facevano le associazioni di insegnanti, e le motivazioni sono espresse in questo articolo. Si dice: due sono le potenze che possono giovare alla coscienza nazionale e favorire questa santa propaganda, il maestro e il medico. I medici in particolare sono chiamati a svolgere un apostolato nelle famiglie dei clienti con un'azione costante e continua, penetrare nella coscienza degli umili ed educarla al culto delle idee generose e patriottiche. Quindi si individua nei medici e negli insegnanti la possibilità, la figura di intellettuale che ha la possibilità di indottrinare i propri pazienti e i propri allievi per la causa appunto della guerra. Insegnanti e medici avevano non solo le capacità intellettuali, la preparazione, ma anche l'autorevolezza di poter portare avanti questo tipo di propaganda. Era una sorta proprio di propaganda porta a porta, diciamo, molto capillare sul territorio. Era l'unico modo per entrare nelle case degli italiani, questo tipo di propaganda. E rispondeva a un'esigenza molto sentita nella Prima Guerra Mondiale, che era molto sentita dal momento che i soldati e le loro famiglie spesso erano contadini che non erano mai usciti dal loro paese e non avevano sviluppato senso di appartenenza a questo Stato italiano, che era ancora piuttosto recente, e non contemplavano le ragioni della guerra e le vicende politiche, le cause, le dinamiche in gioco. Quindi era proprio necessaria una propaganda molto puntuale, molto diffusa e capillare sul territorio. L'Ordine dei Medici si spende in azioni concrete a favore di questa propaganda,
In particolare il problema è quello di fornire ai medici gli strumenti concettuali per persuadere i pazienti. Ai medici poi vengono anche affiancati veterinari e farmacisti. Quindi si organizzano conferenze per trasmettere questi contenuti che poi i medici avrebbero dovuto a loro volta trasmettere ai pazienti. Vengono pubblicati degli articoli sul bollettino, vengono pubblicati stampati, opuscoli, manifesti che i medici dovevano distribuire ai loro pazienti e gli argomenti, sintetizzando, che venivano trasmessi ai medici si basavano sulla denigrazione del nemico, chiaramente, che veniva dipinto come un barbaro, come un violento, un sanguinario che voleva venire qui a distruggere le nostre opere d'arte. Non si sa bene perché distruggere il patrimonio artistico italiano. C'era anche bisogno di dare un volto concreto a questo nemico, no? E quindi si costruiva questa immagine tremenda di questo nemico cattivissimo e veniva instillata la paura, si creava proprio un solido sostrato di paura presso i pazienti, paura della, e cito, dominazione di un popolo straniero che con tutti i mezzi cerca di assorbirci, depauperarci e renderci schiavi. Quindi la, diciamo, strumenti concettuali che si ripetono poi nel corso della storia. Non mancano le voci discordi anche all'interno dell'Ordine dei Medici rispetto a questo comitato di propaganda che protestano vivamente perché il bollettino e con il bollettino, insomma, l'Ordine dei Medici che vi sta alle spalle avevano assunto una chiara posizione politica tradendo la neutralità della professione medica. Anche Antonio Gramsci si spese con un articolo sull'Avanti proprio contro il comitato di propaganda. Prima di... No, questo. Sito web della mostra, eccolo qui, moviobeniculturali.it, Sato, medico piemontese. Si può anche cercare sul portale nazionale 1418 e a breve sarà sul sito della soprintendenza. Grazie.